La creazione avviene nella connessione di due elementi differenti, distanti, che si potrebbero in qualche maniera incontrare in maniera fragorosa, creando la guerra, mentre invece noi li uniamo al centro creando qualche cosa di equilibrato, qualche cosa di nuovo, qualche cosa di meraviglioso. In questo senso, cioè gli artisti non costruiscono degli oggetti. Queste cose non sono degli oggetti belli, delle cose appariscenti, appetibili, che si possono portare a casa e godersi nella propria privacy. Io poi guardo nello specchio ciò che mi sta alle spalle e vedo il futuro. Questo cambiamento è importante perché porta alla. Une chose mise à côté de l'autre chose donne quelque chose. Ça, c'est l'hymne à l'inconnu, l'hymne à l'effort et à l'inconnu. On ne sait pas, on ne sait jamais ce qui va arriver. Une chose mise à côté d'autre chose donne quelque chose. C'est le saut dans le vide. Uno e uno crea la dualità. Ma la dualità poi cosa produce? Produce un terzo elemento al centro che fa tre. Allora, uno e uno fa tre. Questi due artisti che si trovano e in qualche maniera si fondono in una situazione nuova. Prendiamo un aspetto nuovo insieme, cosa che non sarebbe possibile da soli. Questo vuol dire che io non escludo Martin Pascal Tailloux e lui non esclude me. Noi non ci escludiamo. Je ne pense pas que la collaboration avec Pistoletto, ce n'est pas une collaboration qui commence là, dans cette exposition. Je disais que j'ai rencontré quelques fois Pistoletto avant de le rencontrer physiquement. Due artisti stiamo facendo una cosa insieme che è già una dichiarazione di creazione comune, non più soltanto individuale. Uno non esclude l'altro. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une relation entre lui en tant que fabricant de formes et moi. Parce qu'il faut reconnaître quand même que Pistoletto, lui, il a commencé à faire ses métiers, je n'étais pas né. Il a commencé à faire ses confrères-là, je n'étais pas né. Moi, personnellement, c'est un peu comme rentrer en conversation avec mon papa. Voilà. Donc, je ne. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant à collaborer ou bien à parler avec Pistoletto pendant toutes ces périodes, c'est que chaque fois quand j'ai rencontré Pistoletto, j'ai eu l'impression que lui, que moi, j'ai vieilli très vite et lui, il est devenu plus jeune. Bisogna capire che nella società l'artista assume, oltre che la libertà e l'autonomia, assume una responsabilità. Perché più sei libero, più sei capace di dominare il tuo pensiero e più hai una responsabilità. E questa responsabilità non può essere esercitata che con gli altri, non soltanto di te stesso verso te stesso. Je crois que tout ce que l'on fait, il est social, puisque je suis un élément de la société. Bien. Après, est-ce que ce que j'ai fait a un engagement social? Ça, c'est quelque chose d'autre. C'est là que je parlais du militantisme. Je crois que j'ai des visions, j'ai des objectifs, mais je le fais d'une manière avec beaucoup de réserves. Et je me dis que peut-être en le faisant, je pourrais rencontrer des gens que par rapport à leur démarche. C'est-à-dire le public, chaque public a sa propre démarche, peut rencontrer ma démarche à moi. Merci.
c'è un concetto di bellezza che è sempre presente. Tutti ne parlano, tutti cercano la bellezza. La bellezza esiste soltanto se noi pensiamo al suo opposto. Che cos'è brutto? Ancora prima di chiedersi cos'è bello, bisogna chiedersi cos'è brutto. E allora il brutto è una condizione che in quel momento, che in qualche maniera, noi riteniamo essere ostile, essere ostica, essere insopportabile in qualche maniera. Ed è forse quella possibilità di rendere accettabile, vivibile, questo rapporto tra l'insopportabile, l'indicibile, che chiamiamo brutto, e portarlo verso qualche cosa di sopportabile, di piacevole, di possibile, di gradevole, di gioioso, questo è il bello.